Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Valentino Rossi The Game. Ragazzi, mi raccomando, siamo un po' scarsini con i like. Mi raccomando, diamoci giù pesante. Oggi siamo in Argentina, signori, a Termas de Rio Hondo. Gli obiettivi gara, dobbiamo arrivare ai sesti. Me ne sono accorto adesso che abbiamo gli obiettivi della gara. Qui, ogni gara ci abbiamo sempre le stesse, quindi direi di iniziare. Fisica Pro la metteremo probabilmente, ricordandomi come abbiamo gestito anche le altre serie, quelle vecchie, le metteremo probabilmente in modo 2. Vai così. Rios Hondo, qualcosa del Zeneref. Signori, se ne andiamo direttamente alla sessione. No, io scendo in pista, ci vediamo in qualifica. Ci siamo, dobbiamo fare 1.49. 1.49, la pista c'è. Mi sembra di averla giocata anche abbastanza bene, ma a quanto pare neanche tanto. Questa è una bella curvetta. Qui si va senza decelerare e inizia il nostro giro di qualifica, che poi ovviamente vedremo quanto ci classificheremo, perché se fosse necessario giocherò io ancora un pochetto. No, l'ho aperto troppo. Che testa di cazzo quando apro troppo. Ho aperto troppo metà, prima della metà curva, quindi ho perso. Qua posso frenare ancora di meno. Devo andare più largo e stringere meglio le curve. Questa è una cosa importante. Parto troppo stretto e poi allargo troppo le curve a metà. Devo partire più largo. Devo impararmi a partire più largo sulle curve. Dai, dai, curve larghe e poi si stringe. Questa va bene. Vai. Beh, direi che va bene. Belle larghe le curve, Ciccio. Ovviamente questa no, però mi sembra di essere abbastanza veloce qua, no? Così. Ma facciamo la sgomma un po' sta moto, ma questo mi sembra che non vada tantissimo frenata. Cioè, in realtà sì, perché sennò altro che Heidi, porca miseria. Ok, va bene. Ok, questa, tieni, ho dovuto un colpetto di freno perché sennò andavamo fuori. Vai. Allora, così a primo acchitto mi sembra che siamo più veloci del giro di prima, eh. Ovviamente non ne sono sicuro, no. In realtà siamo pure più lenti. Siamo pure più lenti. Allora, vediamo un po', se noi torniamo in box e acceleriamo. Allora, se io faccio scorritempo, vedete? Dai, lavoro un po' da solo e vediamo un attimo. Ok, raga, allora io, guardate, sopra ho girato tantissimo, ma non sono riuscito a fare un granché. Infatti siamo dodicesimi. Io penso che dipenda anche tantissimo, penso, dalla moto, che non è che corra così tanto. Anche se abbiamo la KTM Red Bull, che in realtà va velocissima, quindi ci sta anche che in realtà è il pilota il problema, molto probabilmente. Secondo me il problema è anche i punti esperienza, no? Che tu più punti esperienza hai, più vai forte. Potrebbe essere quella la mancanza che appunto ci rende un pochino più lenti, ma sostanzialmente non è un grande problema, anche perché questo circuito è abbastanza difficilotto. Sti cazzo dei caricamenti. Madre, oh, madre mia, oh. Buongiorno, buongiorno e benvenuti da... Ragazzi, ci siamo, eccoci qua. Non è andata benissimo, potevamo fare di meglio. Partiremo in dodicesima posizione. Però, eccoli, ce l'abbiamo qua davanti. Ce l'abbiamo qua davanti. L'importante sarebbe riuscire ad accodarci al gruppone che si separerà. Se riusciamo a stare dentro a quel gruppone, allora riusciamo a fare grandi cose. Sapete come funziona, no? Allora, vedete, sì, io sporco di più, ma comunque siamo comunque veloci. Loro escono molto più veloci, cioè, mamma mia, ragazzi. Vedete, io qua taglio un po' di più, però non è che vada malissimo, eh.
Io comunque gli incidenti su questo gioco li ho visti solo nelle prove e nient'altro. 44, togliete per favore, togliete. Allora, siamo dietro Bastianic. Se sudato è sesto, direi che va bene. Qua voglio un'infrociata di quelle pazzesche. Mamma mia. Mamma mia. Abbastanza, ma non sono soddisfattissimo. Non sono molto soddisfatto, potevamo fare sicuramente meglio. Guardate che bei... Comunque i sorpassi li fanno più carini su sto MotoGP. Dai raga, dai. Dai raga, dai. Mamma mia. No, sti tre se stanno per divide dal gruppone. No, io dobbiamo star presto, me ne frega niente. Me ne fotte proprio. Guarda lì, guarda lì. Se picchiamo gran tanto se stiamo a picchiare. Però volevo rientrare in pista io. Panati, vedi annattene. No, qua mi sono fatto mettere paura. Porca puttana. Ok, l'ho tenuta. Miracolo. Navarro e Fanati. Vai così. Ma non capisco, no? Ma allora, se c'avevo tutti quei problemi nelle prove. Oh mamma mia. Ok. Però qua vedete siamo molto più competitivi. Perché le prove. Ma sicuramente il settaggio delle moto che non sono capace io nelle prove. Sapete che potrebbe essere. Raci però. Ci. Mortacci mia. Ecco che. Ecco che. Mortacci mia, oh. Guarda che curva di merda. Ecco dove stanno pure i problemi. Dai, dai, che cazzo. Oggi mi incazzo, eh. Vaffanculo, dammela un'altra sportellata, no? Guarda, ma senti, va. Mamma mia. Mamma mia, dobbiamo recuperarla. Dobbiamo assolutamente. Guarda quanto è veloce questo dito della Sky. Guarda, ci sta appiccicato al culo. Vai così. Un bello stacco. Forse anche troppo. Madonna ragazzi, quanto sono cattivi. Che poi non mi sembra che stiamo andando malissimo. Semplicemente sono gli altri che stanno andando molto forte. Guarda lì. No, dobbiamo recuperarla assolutamente. Dobbiamo recuperarla. Ai 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 ai. E uno ce lo siamo dati, eh. Mannaggia, rifacciamo. Grandissimo. Ed eccoci qua, ragazzi. Non è andata malissimo. Partiremo dodicesimi. Però ci se la può fare. Cioè se la può fare, l'importante è stare dietro a quelli che si staccheranno dal gruppone, che saranno di solito 3-4 motociclisti. Ora, vediamo di farla bene. Bagnagna, te lo dico già da subito, togliete da davanti che mi stai... la miseria, ho capito, dopo vado più veloce a sto pezzo. Olle, siamo più o meno tutti qua, solamente che io stacco male su quel rettilineo là. Stacco veramente male. Qua stacco bene. Qua stacco bene. Vai. Vai così. Tienila. Olè. C'è LOL. Quello lo chiameremo LOL. Invece che... O Lois. Vediamo. Lois. Lois è più bello. Vai così. Non è facile, ragazzi, eh. Non è facile. Dobbiamo fare degli... Dobbiamo staccare proprio bene qua. Altro che... Vai. Vai. Abbiamo recuperato qualcosa, eh. Abbiamo recuperato qualcosa. Il nostro obiettivo in realtà è arrivare sesti. Quindi se riusciamo ad arrivare sesti o anche una posizione migliore, tutto sommato. Vai così. Bene. Insomma, sto sporcando tantissimo. Dobbiamo giocare un po' con più calma, ragazzi. Con più calma. Va bene così. Vedi? Quando incominciamo a giocare bene. Dai così. Vedete comunque avere dei piloti davanti serve tantissimo. Perché capisci come come si muovono pure loro. Quindi ragazzi con calma. Mi state dando un sacco di sportellate, eh? E di solito quello che le dà le sportellate so io. Quindi bellissima questa. 44 sta davanti. Cerchiamo di metterci in scia.
Allora, vediamo come sta. Frenato troppo. Portellata Gagliarda. Gagliarda, insomma. Siamo sesti. E qua già andrebbe bene. Cioè, per gli obiettivi che ci hanno dato loro, eh. Ok. Qua non si frena, eh. Madò, speriamo che non metta penalità. Ok. Toglietevi, toglietevi. Vuoi il gatto, devi togliere però. Dai, dai, dai. Ma dai, avevo preso la scia, poi l'ho ritamponato. I tre stanno qua davanti, eh. I tre dell'Ave Maria. Vai così. L'abbiamo. Ora tutto sta a vedere come usciamo da sta curva. Beh. Non malissimo. Io cerco di prendere la scia, ma gli unici che la prendono sono quelli dietro. Ragazzi, stiamo calmi. Mi state massacrando. Mi buttano via, regà. Siamo trasparenti come ogni altro gioco su moto, di MotoGP, eh. Guarda quanto siamo più veloci qui. Ci hanno bloccato tipo tantissimo. No, regà. Bender, togliete, sa. Togliete, Bender. Dai, dammi la tua cazzo di scia. Dai, Bender. Dai, Bender. Ok. Eccolo, Bender. E siamo terzi. Se non facciamo errori clamorosi, potremmo anche essere sul podio. Ma non è detto. Non è detto, ragazzi. Non è detto. Bender, stai calmo, eh. No, beh, madonna mia, Bender. Mi ha dato una manettata, mi ha dato incredibile. Dai, però non posso uscire sempre per colpa degli altri. Vabbè che l'avevo impostata male, lo ammetto, però. Anculo, va. Vai così. Vai così, Bender. Ti devo riprendere, zio. Ti devo riprendere, zio. Cioè, dammi la tua cascia. Così ci prendiamo qualche chilometro di vantaggio. Parlo proprio di chilometro orario, eh. Dai, 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 che ti sto, dai, che ti sto. Così. Pure Bender sta a caccia, eh. Abbastanza bene, ma potevamo fare di certo meglio. Bender comunque sta recuperando anche lui, eh. Facciamo così, se mi allargo un pochetto riesco a prendere anche la sua scia, ma. Mamma mia. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, fatemi usare sto rewind perché abbiamo rischiato tipo tantissimo. Che roba, mamma mia. Non credo che riusciremo perché purtroppo ormai ci si sono allontanati tantissimo. Dovevo giocarmela decisamente meglio. Vai. Mamma mia, ci abbiamo alcune curve dove noi andiamo veramente proprio più veloci, eh. Altre che le facciamo una merda. Ma diciamo che non va malissimo. A meno che all'ultimo non ci superano in 400, vero? Va bene. Quelga! Tua sorella quella impanata. Tua sorella quella impanata. Balbuena di me. Siamo arrivati quinti. Cavolo, bella gara. Dobbiamo solo prenderci un po' la mano. Abbiamo fatto una gara molto sporca, eh. Una gara molto sporca. Quinti. Beh, non male, non male, quinti. Non male. Siamo sesti nel campionato. E il primo ci sta a 14 punti più. O a qualcosa del genere. Non male. Non male. Prendiamoci sti puntarelli qua. E ci siamo, ragazzi. Madò, 35 minuti di video. È tanto per MotoGP, significa che ho fatto tante qualifiche, raga. Però non capisco perché devo settare meglio la moto sulle. Forse devo cambiare le gomme. Sapete, per essere più veloce. Perché mi ricordo che nell'altro MotoGP me lo dicevate sempre. Curate tutti i dettagli e non lasciate niente a caso. Uno solo. Un solo che è valido in tutte le situazioni. Va bene. Stati Uniti, stiamo arrivando, sono carichissimo. Voi, Grande Vale, sempre pronto a dare il massimo.
podio a punti per Vale. Eh beh, non male. Signori, vediamo che email ci sta, perché non lo so. Ah, va bene, sì, le offerte di contratto, magari ci sblocca una moto più veloce. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video di oggi vi è piaciuto, potete iscrivervi, potete segreti. Perché? Ma perché? Ma io non capisco, io non capisco. Allora, andiamo a vedere un attimo qual è stato il problema di sto deck. Niente, che lui è riuscito a prendermi la superiorità con l'estrattore. Ce la siamo giocata...